Allora, prima di tutto mi presento, sono Alberto Cini Michele, sono il rappresentante della UIL di Forlì, con le altre associazioni e sindacati che veramente hanno aderito al progetto del 930 anche quest'anno. Quindi oggi pomeriggio andiamo a fare un interessante dibattito sul tema dei precari e precarie tra la storia e l'attualità, facciamo con Maria Giorgini, che tutti conoscete, la segretaria della CGIL di Forlì, e con Eloisa Betti dell'Università di Bologna. Io non perdo ulteriore tempo e passo la parola a Eloisa per il primo intervento. Grazie. Bene, innanzitutto io ringrazio molto gli organizzatori e le organizzatrici che oggi, come dire, hanno consentito questo mio intervento. E lo faccio con particolare piacere, non sono tante le occasioni di vedere una sala così prestigiosa, una platea così folta per parlare di un tema che in realtà è un tema abbastanza complesso, difficile e che io ho tentato di affrontare da un punto di vista particolare, che è quello storico ma è anche quello di una persona, di una storia che adotta una prospettiva di genere. Su questo poi torneremo in modo più diffuso entrambe nella parte conclusiva del nostro intervento, ma ci tengo innanzitutto a spiegare che l'idea di intitolare questo libro Precari e precari non è casuale, ma è a voler indicare innanzitutto fin dal titolo che questa condizione di precarietà riguarda tanto nella contemporaneità, ma ancora di più nella storia, sia uomini ma soprattutto donne. Questo è un tema che ritengo importante e che mi ha consentito di ricostruire in una prospettiva di quasi un sessantennio il tema proprio della precarietà. Lo dico perché la precarietà, e questo è stato il punto di partenza del mio lavoro, è stata considerata per lo più un fenomeno contemporaneo, legato all'evoluzione delle condizioni di lavoro nell'ultimo ventennio, se non trentennio, e non come un fenomeno storico. Quello che io ho tentato di fare con questo libro e con altre pubblicazioni precedenti è quello invece di indagare il problema della precarietà nella sua storicità. Una storicità che non abbraccia solo l'Italia repubblicana, non abbraccia solo il contesto italiano, ma che noi possiamo leggere, introduce senz'altro tutta la storia del capitalismo industriale e post-industriale, e una serie di ricerche recenti riportano questo tema anche nel periodo, diciamo così, pre-capitalistico. Perché quindi mi sono focalizzata sull'Italia repubblicana? Le ragioni sono due. La prima è che per tentare di dimostrare quanto vi ho appena detto è necessario uno studio di caso, quindi non solo teorizzare la precarietà del lavoro è un fenomeno storico, ma anche dimostrarlo attraverso le fonti e quindi la selezione di un periodo. L'Italia repubblicana nel suo complesso invece aveva un obiettivo, dimostrare non solo che la precarietà è esistita, ma anche tentare di capire perché c'è stato un periodo storico di cui voi appunto parlerete, di cui voi parlate in questo ciclo, che è il cosiddetto trentennio glorioso, in cui c'è stato, diciamo così, un tentativo di ridurre la precarietà e di assumere la stabilità lavorativa come valore. E quindi la mia idea era tentare di capire come, con quali strumenti, con quali forme di lotta, di mobilitazione e di azione anche legislativa e parlamentare si era arrivata a costruire quello che alcuni giuslavoristi hanno definito il posto stabile. Ecco, perché questo molto spesso è stato assunto come qualcosa di ovvio, di scontato. Quello che ho cercato di dimostrare nella prima parte del libro è che questo non era né ovvio né scontato, perché noi non partiamo negli anni 50 da una condizione di stabilità lavorativa. Noi negli anni 50, che è il periodo a cui è partita la mia analisi, siamo in una condizione dove la precarietà c'è e anche in forme molto simili a quelle che noi oggi conosciamo, a partire dall'esistenza di contratti a termine in larga scala, a partire da forme di appalto o subappalto di vario tipo non regolamentate, a partire di forme di discriminazione politico-sindacale e di genere che aggravano la condizione di precarietà, in particolare delle donne, ma non solo.
vita attraverso un'analisi di fonti primarie. In particolare una grande inchiesta poco conosciuta ma che è stata realizzata nella seconda metà degli anni 50, l'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, che è meno nota ma è la terza grande inchiesta dell'Italia repubblicana, quella sulla miseria e sulla disoccupazione. Questa inchiesta ha fotografato quelle che erano le condizioni di lavoro, soprattutto nei luoghi industriali, ma non solo, degli anni 50, mettendo in evidenza che il contratto a termine era usato, che il lavoro in appalto era estremamente diffuso, soprattutto l'appalto di manodopera, che le dimissioni in bianco erano particolarmente frequenti, soprattutto per espellere dai luoghi di lavoro le donne che decidevano di contrarre matrimonio o di formare una famiglia, che il lavoro a domicilio coinvolgeva tra gli 800.000 e 1.000.000 soprattutto di lavoratrici. Questi sono alcuni dati essenziali che riportano una condizione non di stabilità lavorativa, a cui si aggiunge un altro fatto che credo vada richiamato, il fatto che fino al 1966 non c'era una protezione contro i licenziamenti individuali, quindi fino al 1966 c'è la proliferazione, come sappiamo, di licenziamenti anche per discriminazione politico-sindacale. E quindi la prima parte del mio lavoro si è concentrata da una parte sull'esplicitare quello che erano le forme di precarietà, e qui ho tentato di riportare alla luce una serie di figure di precari e di precarie, lavoratori marginali in quella fase storica, dalle tensominali ai lavoratori edili, le lavoratrici a domicilio, ma anche figure più inaspettate, come ad esempio i medici ospedalieri. Per riportare anche un fatto, come si percepivano queste figure di lavoratori e lavoratrici? Noi li definiamo precari sulla base di una serie di condizioni oggettive che in parte vi ho già chiamato. Ma loro come si percepivano? Si percepivano come precari o no? In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Quello che la comuna è tuttavia la ricerca della stabilità. E perché lo fanno? Lo fanno comparandosi ad altre categorie di lavoratori e lavoratrici, in particolare dell'industria, dove, anche se c'erano le condizioni che ho appena richiamato, le condizioni di lavoro erano sicuramente più stabili che appunto nei campi dove invece lavoravano le gelsominaie pagate in quote, per fare un esempio, o rispetto alle lavoranti a domicilio che anch'esse lavoravano a cottimo e completamente prive di contratto. L'idea di analizzare la percezione dei precari e delle precarie non è secondaria, perché è uno degli aspetti che contraddistingue maggiormente l'evoluzione di quelle che noi possiamo chiamare condizioni di lavoro precarie dagli anni 50, cui inizia la mia analisi, ad oggi. Nel senso che se noi paragoniamo questa, se volete, assenza di percezione di precarietà degli anni 50 ad oggi, noi oggi ci rendiamo conto che il concetto di precarietà o di precario è stato riappropriato, è stata una forma di riappropriazione da parte spesso di chi verte in questa condizione sociale, da una parte per denunciare questo stesso problema, dall'altra parte anche per, tentare di creare delle forme di mobilitazione spesso auto-organizzate per far fronte appunto a una condizione che sembra non avere fine, e questa è un'altra caratteristica sicuramente che nella contemporaneità si evidenzia maggiormente rispetto a quella degli anni 50. Un altro aspetto, oltre alla percezione che ho cercato di mettere in luce nel libro, è come cambia la concettualizzazione di precarietà, di precario e di precaria. Perché, badate bene, non è facile applicare concetti che oggi noi padroneggiamo e che consideriamo parte delle condizioni di lavoro attuale nel passato, perché si rischia l'anacronismo. E quindi l'anacronismo, personalmente, ho cercato di evitarlo in due modi: da un lato capire come appunto questi soggetti si definivano, dall'altra parte anche tentare di capire come è stata analizzata la precarietà. E il primo autore che io ho riscontrato, questo sessantenne preso in esame, che definisce la precarietà e i precari, è un grande economista, Paolo Sigostatini. E la sua riflessione è particolarmente interessante perché lui fornisce anche delle stime quantitative all'inizio degli anni 70 sulla presenza dei precari e delle precarie nel mercato del lavoro italiano, collocandola tanto nel contesto
industriale quanto nel contesto agricolo e nel contesto dei servizi. La sua è una riflessione complessa e composita che, se negli anni 60 è isolata, negli anni 70 invece viene associata a molte altre. Massimo Paci, per citare un'altra figura che, per chi vorrà approfondire questo libro, si ritroverà, tanti altri. Perché la fase degli anni 70, dal punto di vista dell'analisi delle condizioni sociali del mercato del lavoro, è una fase di particolare innovazione, anche sotto il punto di vista, diciamo, della strumentazione da una parte sociologica, dall'altra statistica, e infine della storia economica e dell'economia stessa. E quindi cambia la stessa concettualizzazione del sistema, ma continua a cambiare in questo sessantenne. Se noi ci spostiamo negli anni 80, che io ho interpretato sotto la chiave di lettura, il mito della flessibilità, il concetto di precarietà quasi scompare e il concetto di flessibilità, viceversa, diventa un concetto chiave per l'interpretazione del mercato del lavoro, ma anche per le politiche del lavoro che in quel decennio in particolare si avviano. E se ci pensate, il concetto di flessibilità continua a caratterizzare nel trentennio successivo l'analisi delle condizioni di lavoro, le politiche pubbliche, le politiche imprenditoriali all'interno delle imprese e anche le politiche europee. Ovviamente con il discorso molto più complesso di quanto io lo sto semplificando in questo tempo che mi è dato a disposizione, ma uno dei mutamenti dal punto di vista valoriale che io ho scontrato nel mio percorso di ricerca è: se la stabilità negli anni 50 e 60 diventa il principio guida per le organizzazioni sindacali, per l'azione parlamentare, tanto di partiti che si riconoscono, diciamo, nel concetto di sinistra, come il Partito Comunista e successivamente e anche il Partito Socialista, ma anche la Democrazia Cristiana, noi negli anni 80 ci troviamo di fronte a un'inversione di tendenza e di principi valoriali molto forte, perché il concetto di flessibilità, e questo si riscontra nell'analisi del dibattito economico, sociologico, giuslavoristico, diventa un concetto chiave. E nell'ottica in cui la flessibilità sia utile, diciamo così, alla competitività del sistema, ma anche a positive performance occupazionali. Questo si ritrova dove? Io sono una storica, quindi io l'ho ritrovato in due tipologie di fonti: da una parte i discorsi parlamentari, documenti politici, documenti programmatici, come il piano del lavoro di Michelis, per fare un esempio, ma anche in una serie di concettualizzazioni degli scienziati sociali, degli giuslavoristi, che hanno tuttavia non solo influenzato il dibattito accademico, ma hanno influenzato anche strettamente il dibattito politico, il dibattito sindacale. Il ruolo del sindacato, il ruolo delle organizzazioni sindacali è in qualche modo analizzato nell'arco di tutto il volume, sia un ruolo che è stato svolto nelle aule parlamentari, quando non c'è compatibilità tra, diciamo, l'azione sindacale, anche, diciamo, a livelli dirigenziali, e la presenza in Parlamento, sia nel periodo più recente, anche con la nascita, diciamo, negli anni 90, dei sindacati dei lavoratori atipici, che è una fase, un passaggio storicamente rilevante e che in estrema sintesi ho cercato di richiamare da qui. Un altro aspetto che prendo in esame è come evolve la legislazione sul lavoro, che è un aspetto un po' secondario. Io non sono un giuslavorista, ma ho cercato di dialogare con, appunto, i colleghi dal punto di vista di come la legislazione sul lavoro viene costruita da una parte, qui richiamo i principi valoriali che già dicevo negli anni 60, e dall'altra parte come la legislazione sul lavoro ha influenzato le condizioni materiali nei luoghi di lavoro. Questi sono i due punti di vista che ho cercato di analizzare. E quindi cosa emerge in questo senso? Emerge che tra gli anni 50 e gli anni 60 c'è una grande, in realtà, mobilitazione che porta alla creazione di una legislazione sul lavoro progressista, che si traduce in che cosa? Nella legge del 1960 che disciplina il lavoro in appalto, l'interposizione di manodopera. Nella legge del 1962 che disciplina il contratto a termine in modo più rigido, nella legge del 1963 che vieta le dimissioni in bianco e i licenziamenti per matrimonio, ovviamente nella legislazione del 1966 sui licenziamenti individuali, che culmina nello statuto dei diritti dei lavoratori e che vede un ulteriore aspetto di interesse
nella legislazione sul lavoro a domicilio, con la prima legge del 1958 e la seconda del 1973. Perché vi richiamo questi dati essenziali? Ve li richiamo perché questa legislazione, proprio degli anni 80, è stata oggetto di un cambiamento significativo, che alcuni hanno definito una sorta di rivoluzione copernicana al contrario, nel senso che quella regolamentazione che era stata creata tra gli anni 50 e 60, sull'onda proprio di quell'analisi delle condizioni di lavoro che vi avevano chiamato, a partire dagli anni 80 viene sostanzialmente ridefinita in senso sicuramente, come dire, meno restrittivo di quanto era stato concepito in precedenza. E questa è una chiave di lettura che in qualche misura accompagna il libro fino alla contemporaneità degli ultimi anni, tentando anche di porre alcuni interrogativi, quindi io non ho presunzione di dare risposta, ma che credo debbano farci riflettere su quello che può essere il proprio ruolo della regolamentazione giuridica da un punto di vista appunto di promuovere condizioni di lavoro più stabili o viceversa favorire l'insorgere della precarietà del lavoro. Io nel libro distingo ovviamente i due concetti di flessibilità e di precarietà che non coincidono, ma il punto mio di osservazione è che come si arriva a una sostanziale coincidenza di questi due concetti che di base chiamano aspetti differenti. E quindi come le condizioni del mercato del lavoro da una parte e la legislazione dall'altra porta sostanzialmente a una coincidenza sempre più stretta tra questi due concetti appunto che via via analizzo. Vi richiamavo la dimensione di genere, perché per me è stato così importante adottare una prospettiva di genere e quindi focalizzare l'attenzione non esclusivamente ma con una prospettiva particolare sul lavoro delle donne. Perché è passata l'idea che il fordismo sia stato associato a condizioni di lavoro stabili, che il trentennio glorioso sia stato associato a condizioni di lavoro stabili. Tuttavia, se si applica la prospettiva di genere, questa idea viene, non dico destrutturata, ma almeno in parte ridefinita. Ridefinita perché dall'analisi delle condizioni materiali di lavoro delle donne emerge che erano quelle più soggette a contratti a termine, che erano quelle più discriminate per la loro condizione di potenziali madri, ed erano quelle maggiormente licenziate in situazioni di congiuntura economica. Questi sono dati che via via si ritrovano nelle fonti degli anni 50, ancora nelle fonti degli anni 60 e ancora nelle fonti degli anni 70, perché la crisi degli anni 70 genera immediatamente, dal punto di vista dell'osservatorio del lavoro femminile, un'esplosione di disoccupazione femminile, un peggioramento delle condizioni di lavoro delle donne che, come dire, si ritrovano spesso a svolgere lavoro a domicilio, se guardiamo i settori industriali, in particolare i tessili e abbigliamento, ancora più di quanto facevano in precedenza per via della destrutturazione e quello che è il fenomeno che è passato come appunto decentramento produttivo. E quindi l'osservatorio del lavoro femminile è fondamentale anche nel periodo successivo. Noi negli anni 80 ritroviamo una discussione interessante proprio all'interno della professione femminile e anche della flessibilità come un mezzo potenzialmente positivo per conciliare la vita lavorativa e la vita privata. Ecco, questo è interessante perché in qualche modo ci restituisce, secondo me, se pensiamo ad esempio al part-time, quello che è una teorizzazione di flessibilità e quello che è la sua applicazione pratica. Osservando la discussione degli anni 80 sul part-time, è molto interessante come vi sia alla base di questa riflessione l'idea che ci possa essere una flessibilità scelta ad esempio dalle donne, in particolare dalle donne che nella società italiana per lungo tempo, ancora oggi, sono quelle maggiormente, diciamo, coinvolte nei compiti di cura. Ma l'evoluzione della normativa sul part-time ci restituisce il fatto che questo è uno strumento, come dire, sempre meno scelto, sempre più imposto. Su questo sicuramente Maria Giorgini potrà dire cose, come dire, più puntuali di me, ma io richiamo solo dati, perché la crisi economica globale
sia usata in modo elastico, quindi sostanzialmente digestivo, un orario di lavoro verso alto, verso basso, a seconda degli andamenti produttivi o comunque di necessità organizzative, senza tuttavia il consenso del lavoratore o della lavoratrice. Questo è il punto di base. Quindi le selettivizzazioni degli anni 80 sulla flessibilità ci portano un concetto come sfida, sia per creare occupazione ma anche per una conciliazione in qualche modo dei tempi di vita di lavoro. 30 anni dopo noi ci ritroviamo di fronte al fatto che sia molto difficile scegliere condizioni di lavoro in qualche misura legate alla flessibilità, anche di orario. E quindi questo credo che sia uno degli elementi che può farci riflettere. E nello stesso pensiero femminile noi ritroviamo negli anni 2000 che cosa? Che questo ragionamento che abbiamo fatto negli anni 80 spesso si ritrova ribaltato, ma spesso si vede anche che è una dimensione continua l'impossibilità per le donne, la grande difficoltà che hanno di conciliare il lavoro con una vita familiare o comunque privata nel momento in cui soprattutto sono precarie. E il problema, ad esempio, di come conciliare la volontà di avere un figlio è un problema che noi ritroviamo negli anni 50 e lo ritroviamo ancora oggi. Il fenomeno delle dimissioni in bianco che torna, tale e quale, secondo me è un elemento, ad esempio, come dire, particolarmente significativo. E sono veramente importanti le mobilitazioni che ci sono negli anni 50 su questo. E allora forse, almeno io mi sono chiesta, com'è possibile che negli anni 2000 sia necessaria una forma di regolamentazione legislativa per vietare le dimissioni in bianco? Questo credo ci riporta una altra dimensione del dibattito, spesso poco affrontata, che riguarda nello specifico proprio le condizioni di lavoro delle donne, che sono le dimensioni culturali. Da una parte, qual è, com'è considerato il ruolo delle donne nel mercato del lavoro? Dall'altra parte, quali sono i diritti sostanzialmente indisponibili delle donne, ma non solo delle donne? Perché questo problema di vedere la maternità come un costo, ad esempio, è un problema di un periodo che noi ritroviamo chiaramente nella discussione anche, diciamo così, di carattere datoriale. Quindi come la maternità sia come un onere, come un costo, e questo appunto si ritrova nelle fonti che io ho analizzato negli anni 50 e anche in discussioni molto, molto contemporanee. Un altro aspetto che mi fa piacere richiamarvi è come la precarietà non sia un elemento legato evidentemente solo a un settore. Nel libro ho cercato di analizzare più settori: l'industria, l'agricoltura, seppur in misura minore, e anche il terziario. E parlando di terziario, c'è un focus specifico sul tema della ricerca, dell'università e della scuola. E questo è stato scelto perché credo che sia importante per tutti sapere che il settore della ricerca, dell'università e della scuola non diventa precario negli anni 2000. Negli anni 70, che è un anno di grande espansione, sono gli anni della creazione dell'università di massa, sono gli anni della nascita del sindacato scuola anche, della sua strutturazione come un sindacato, diciamo, come lo conosciamo. Sono anni in cui il concetto di precariato viene assunto sia dai ricercatori che dagli insegnanti. Sono anni di crescita. Allora, come si associa il problema della precarietà alla crescita? Se noi pensiamo che sia unicamente dovuto a condizioni del mercato del lavoro, appunto, di crisi o comunque di anche contrazione dei livelli occupazionali. Gli anni 70 sono anni in cui c'è un'espansione dell'università, ma c'è al tempo stesso un'espansione caotica, priva di una regolamentazione chiara, una proliferazione di figure temporanee di vario tipo, e c'è una fortissima rivendicazione. Noi abbiamo successive forme di regolamentazione legislativa, che io chiamo, fino alla cosiddetta, che non è il nome corretto, Sanatoria del 1980. E lì questo passaggio è interessante per un aspetto, secondo me, che qual è il ruolo delle forze politiche, qual è il ruolo dei governi in questa riduzione della precarietà, o nel, diciamo così,
grandi condizioni di lavoro precarie e quali sono i provvedimenti che vengono presi. Ecco, io credo che questo sia un aspetto che voi potete in qualche misura ritrovare in questo lavoro che ho cercato di fare. Cioè, il concetto della stabilizzazione non è nato negli anni 90, negli anni 2000. Un grande esempio fu appunto quello del 1980 relativamente ai ricercatori universitari. Un momento che ci riporta anche un altro aspetto su cui vorrei sollecitarvi, che è la relazione che io definisco all'interno del libro tra governanti e governanti. Qual è la possibilità reale di incidere da parte dei precari e delle precarie su chi governa? Qual è il ruolo delle organizzazioni sindacali in questo processo? Ecco, questi sono alcuni nodi anche che tento di affrontare e che nel corso di questi 60 anni sono stati affrontati in modo molto differente. Quello che ho messo in luce per gli anni più recenti non sono solo la legislazione che noi conosciamo e qualche misura che è stata approvata, ma anche tutti i tentativi che sono stati fatti di, come dire, regolamentare in modo differente contratti di lavoro che definiamo veramente atipici e flessibili e quindi ridurre la precarietà. In quella breve stagione del secondo governo Prodi, ad esempio, c'è stato un proliferare di proposte di legge che andavano proprio nella direzione di contrastare la precarietà esplicitamente. Proposte di legge che poi sono rimaste lettera morta e non sono state molto riprese negli anni successivi. E questo è un aspetto che richiamo, come ad esempio l'indagine conoscitiva sulle forme di lavoro precario del 2006, se non ricordo male, però non è seguito nulla. E gli fu proposto l'inchiesta parlamentare, però non venne mai fatto. Quindi quello che sto cercando di richiamare è che in realtà questo problema della precarietà, nell'ultimo ventennio, anche dal punto di vista del dibattito pubblico, non è stato assente, come peraltro sappiamo. Ed è stato molto più dibattuto anche nelle aule parlamentari, quando la memoria e le cronache ci hanno restituito. Tuttavia, gli anni della crisi globale, poi su questo Maria Giorgini potrà forse darvi dei ragguagli maggiori dei miei, gli anni della crisi globale rappresentano un punto di svolta su questa discussione della precarietà e anche sulla materialità della vita dei precari e delle precarie. Per due ragioni, perché io ho, diciamo così, definito questa fase come una fase dove si assiste a nuove frontiere della precarietà, a fenomeni in parte inediti. Uno di questi, che sicuramente secondo me merita di essere citati, è quello dell'autosfruttamento e del lavoro gratuito. Ora, l'autosfruttamento non è un concetto nuovo, ma è un concetto che negli anni della crisi assume una valenza ancora più forte. Cosa intendo quando parlo di autosfruttamento? È un concetto che i sociologi in particolare hanno messo in evidenza e che è l'idea che nel momento in cui sia precari sia soggetti non solo a una condizione di instabilità lavorativa, ma si è soggetti anche a un fenomeno di autosfruttamento che induce a lavorare non solo per ottenere un reddito, ma a lavorare con la speranza di poter continuare a lavorare. Quindi in questo caso si mette in campo il lavoro gratuito. E questi sono circoli viziosi a cui si assiste in particolare alle professioni intellettuali, nella ricerca, ma anche in tutto quell'ambito, settore che è stato definito proletariato. E non è un caso che proprio in questo settore nascano anche alcune interessanti autoinchieste. Il tema dell'inchiesta ritorna nel mio libro almeno due volte. Negli anni 70 le inchieste vengono fatte in collaborazione con le organizzazioni sindacali, tanto nella metalmeccanica quanto nel tessile e abbigliamento, per mettere la luce sui fenomeni di decentramento produttivo, l'esplosione di condizioni di lavoro che vengono definite precarie con le inchieste e appunto l'esplosione del lavoro a domicilio, ma ritornano anche negli anni 2000, quando in particolare gruppi di precari e precarie che decidono di auto-organizzarsi, questo è un altro tema chiaro, che poi chiudo il mio primo intervento, mettono anche l'accento sull'idea di voler fare inchiesta sulle loro condizioni. Inchieste che non rimangono, diciamo così, realizzate solo dai soggetti che vivono in queste condizioni, ma poi si moltiplicano enormemente grazie a una serie di studi sociologici, grazie a una serie di studi che si incarnano dalle stesse organizzazioni sindacali, dai loro istituti di
di ricerca. Perché l'inchiesta è secondo me uno strumento molto importante per leggere le condizioni di lavoro precarie? Perché non sono condizioni di lavoro che emergono nelle statistiche sull'occupazione. Noi qui ci riferiamo al tema della qualità del lavoro. La qualità del lavoro è molto più difficile da analizzare puntualmente che la quantità di lavoro e attraverso il binomio occupazione e disoccupazione, come sappiamo, concetti che sono stati destrutturati fin dagli anni 60 e in modo più significativo negli anni 70. E quindi il tema dell'inchiesta intorno agli anni 2000 diventa uno strumento di azione, come lo era negli anni 70, denuncia delle condizioni di lavoro precarie e tentativo anche da parte delle organizzazioni sindacali di attivare le forme di lotta. Lotta e contrattazione, non solo lotta. E questo è secondo me un tema interessante. E quello su cui chiudo questa prima parte dell'intervento è il concetto di auto-organizzazione che già richiamavo. Questo concetto è interessante secondo me per due ragioni e vorrei così lasciarvi una suggestione in questo senso. L'auto-organizzazione è finita nel momento in cui nascono le organizzazioni sindacali federali di categoria. Il presente, ma anche il passato, ci dice di no. Nei luoghi di lavoro le forme di auto-organizzazione nascono, spesso vengono, incanalate, assunte, acquisite da se ci sono organizzazioni sindacali già presenti in quei luoghi di lavoro, ma nel momento in cui non ci sono, spesso prendono altre forme organizzative, spesso ricongiungendosi con le organizzazioni sindacali, tradizionali, spesso no, come assistiamo in altri casi. E questa secondo me è una delle sfide interessanti della contemporaneità. L'auto-organizzazione è un'esigenza che nasce dal basso. Chi lavora vuole tentare di migliorare le proprie condizioni di lavoro, esprime delle forme di rivendicazione. E io credo che i casi come quelli dei riders, ma non solo, ci segnalino un'esigenza che è quella di rappresentanza, che non è, che non è mai finita. Si è parlato tanto di crisi delle organizzazioni sindacali, anche per via della precarietà, ma l'esigenza di rappresentanza noi la vediamo emergere in molti luoghi diversi di lavoro, la vediamo spesso anche con forme di protesta diverse rispetto a quelle del passato. Vediamo l'importanza della comunicazione, l'importanza dei social media nella fase contemporanea. E credo che questo sia una sfida, soprattutto per le organizzazioni sindacali, perché i dati dei rapporti europei cosa ci dicono? Ci dicono che la precarietà non agevola la sindacalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, anzi è uno dei grandi problemi da affrontare, soprattutto nell'azione anche alle nuove generazioni. Non volevo lasciare Maria Giordini con un peso di questo tipo, ma sono certa che potrà darci insomma delle delucidazioni più chiare. Devo dire che sarà difficile dare delle delucidazioni più di quelle che ha dato Elisabetti, il cui lavoro, devo dire, precario e precario, è per noi una fonte davvero di studio, di analisi, e mi viene a dire così, se forse l'avessimo avuta prima, se l'avessimo avuta prima sarebbe stato forse anche uno strumento utile per capire una dinamica, quella del precariato, che abbiamo davvero avuto dal punto di vista sindacale una grande difficoltà a cogliere e anche una grande difficoltà a comprendere quale modalità aggredirle e quali fossero le forme migliori per poter agire su quel pezzo di mondo del lavoro crescente una risposta efficace. Dicevo che il lavoro di Luisa, come lei già raccontava, ha questo, questo dato storico e ineludibile del fatto che la precarietà non è, come noi abbiamo pensato,
ma in realtà è frutto di una storia che riguarda il capitalismo industriale e che in realtà l'eccezione sono stati questi 30 anni gloriosi che per noi, lo dico per chi è entrato nel 78 e ha iniziato a fare questo lavoro che è anche una militanza, soprattutto è una militanza negli anni 2000 e che ha da lì vissuto quelle che sono state le grandi trasformazioni, ma è un impianto sindacale non solo dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista culturale dell'approccio, un impianto che era quello che era costruito e organizzato in base a quelli che sono stati i risultati e le conquiste di cui si è parlato, che sono state la base dei 30 anni gloriosi che ci hanno permesso di avere lo statuto dei lavoratori e una serie di condizioni anche per agire la rappresentanza, per la civiltà sindacale, per poter dare le risposte. Quindi un cambiamento che ha avuto in qualche modo, che ha modificato il nostro approccio al lavoro e che è stato davvero complesso analizzare e anche metabolizzare nelle modalità e negli interventi. Una battuta prima ancora di iniziare su quello che diceva adesso Elisa sul tema dell'auto-organizzazione, mi viene da dire così, anche in quel modo citato questa mattina, ben venga l'auto-organizzazione, nel senso che nel momento in cui dove noi non riusciamo ad arrivare, ma ci sono delle capacità, delle volontà di auto-organizzazione che poi noi riusciamo a intercettare, riusciamo anche a raccogliere quel bisogno e come organizzazioni confederali a riprendere, a far diventare quel bisogno un patrimonio comune, anche nella solidarietà con gli altri lavoratori che guardate non è scontata, è difficile da realizzare, ma se noi riusciamo a raccogliere quel bisogno che in parte si è già auto-organizzato, significa che non lasciamo i lavoratori soli, ma che riusciamo a raccogliere quell'istanza e che riusciamo a capire quali sono le modalità per dare una risposta. Quindi dicevo un lavoro, una battuta che avrebbe avuto prima, ci avrebbe appunto aiutato anche nell'elaborazione culturale nostra interna. Quindi parlavamo di una stabilità, quella del lavoro che abbiamo vissuto nella terza e quarta parte del secolo Novecento, un'eccezione. Questo paradigma che sconvolge generazioni che hanno pensato che la precarietà fosse un unicum e che oggi si trovano invece a dover guardare indietro e anche provare a fare un'analisi che io credo sia molto collegata con il tema di questo Novecento Fest, quindi la socialdemocrazia è morta, quindi questo ruolo del progressismo della sinistra, e ci permette di andare a quelle che sono le radici di un'esperienza che quindi oggi possiamo dire eccezionale, dove i valori socialdemocratici dopo la Seconda Guerra Mondiale rappresentavano quello che già Elisa diceva, un fronte più ampio di quello dei partiti comunisti e socialisti, ma un fronte per cui quel tipo di risposta è una risposta che ritenevano importante anche alcune forze democratiche e repubblicane, per cui un'esigenza sociale ed evidentemente c'era anche una duplice necessità determinata anche da quella che è stata da una parte, parlo del nostro contesto in modo particolare quello italiano, dove la resistenza fu un'imponente risposta a quella che è stata l'occupazione fascista e dove anche il rapporto con la vicina Unione Sovietica non poteva non pesare. Quando, ricordando gli scritti di Luciano Lama, precisa quanto fu difficile non tanto imbracciare i fucili, ma far togliere i fucili dalle mani dei partigiani per dire scegliamo la democrazia. Quella scelta della democrazia non era scontata e quella scelta però si è scelto un modello, si è scelto anche di dare una risposta e quella risposta è stata una risposta collettiva che si è costruita, ma significava anche dover tenere un delicato equilibrio con quelle che erano le masse proletarie. E quindi c'era una necessità di dare delle risposte con una vicina Unione Sovietica che pesava dal punto di vista di quelli che potevano essere i rapporti geopolitici. E una necessità anche però dall'altra parte di sfruttare le risorse della ricostruzione, non dimentichiamo questo, di colmare anche quello che era un gap che vedeva quindi un'Italia uscire dalla sconfitta, perché l'Italia era sconfitta dalla guerra e quindi un'Italia che doveva ricostruire, un'Italia povera, affamata, in cui il ruolo del pubblico diventava un ruolo importante. Per cui qui nasce una visione
riattivazione dell'economia con un forte intervento dello Stato, sia nel lavoro che anche nello Stato sociale, si costruiscono delle risposte. E ciò che è interessante, secondo me, oltre a questo, che sarebbe solo un'analisi economicista della storia, è che non ci siamo fermati lì, che la classe operaia, perché bisogna dire anche utilizzare le parole giuste, che si riconosceva come tale, ha lottato non solo per migliorare le condizioni in fabbrica, nell'agricoltura, in generale nel proprio luogo di lavoro, ma ha lottato per qualcosa di più, per l'estensione dei diritti nella società. Ha lottato, e cito solamente alcune delle grandi questioni sociali, per il diritto all'istruzione, per il diritto al lavoro, per il diritto alla cura e alla sanità pubblica, per il diritto alla previdenza, quindi ha guardato il futuro, ma anche il diritto alla parità sostanziale, che poi lo vediamo nella propria vita chiave, che ovviamente non si è mai realizzata come l'abbiamo fatto oggi, ma c'è un obiettivo ideale, una cultura che portare, un'idea, oso dire un'ideologia, e questa anche diritto di cui poi parleremo più approfonditamente magari dopo, all'autodeterminazione delle donne, la battaglia per un diritto di famiglia paritario, il diritto all'aborto, il diritto al divorzio, sono stati anni nei quali non si è né il sindacato ma soprattutto la politica non ha inteso dare e vedere una visione unicamente legata a quella che era realizzare una condizione di benessere concreto, perché se non sarebbe bastato aumentare i salari, ma c'è un'idea, un'idea socialdemocratica, e quella idea è quella che qui ha permesso di realizzare quelli che sono stati 30 anni gloriosi. Senza quell'idea, con una sola visione economicista delle condizioni, non avremmo potuto realizzare quello che è stata una grande fase del nostro Novecento. Quindi un'idea, dicevo, anche quella delle battaglie che in qualche modo erano economiche, quindi sicuramente abbiamo discusso di salario, ma anche che dentro la fabbrica non si limitavano a questo, ma c'è stato il tentativo di portare la Costituzione in fabbrica, quindi di dire che anche la fabbrica doveva essere un luogo nel quale i diritti erano diritti che non erano solo quelli per il quale, e anche questo non è un tema scontato oggi, per il quale a prestazione corrispondeva salario, certo che doveva essere così, ma dovevano migliorare le condizioni. Quella Costituzione per la quale avevamo lottato, per la quale avevamo anche imbracciato i fucili pur non volendo fare, ma per difendere il nostro paese, quella Costituzione che ci eravamo riconosciuti tutti, lì noi abbiamo deciso che quella non poteva stare solo al di fuori delle mura dei luoghi di lavoro e delle fabbriche, ma doveva entrare dentro, e allora lì le grandi battaglie. E certo che negli anni 50 ancora, come giustamente bene diceva Luisa, non avevi ancora quella condizione, ma lì hai costruito le basi, perché le hai costruite con un movimento che ha cercato di dare delle risposte. Allora, dicevo, non solo il salario, ma la sicurezza sul lavoro, l'orario di lavoro, le pause, la dequestazione di organizzazione del lavoro, un sistema sul quale abbiamo anche le donne hanno avuto un ruolo. Io ricordo, c'erano anche diverse compagne, amici, abbiamo visto insieme poco tempo fa uno spettacolo meraviglioso sul libro di Chiara Ingrao, Vita di Dama, nella quale si vede e viene messa in evidenza la battaglia, lo sciopero delle palette. E quindi si fa, cos'è lo sciopero delle palette? Quando Maria, questa giovane operaia, che non voleva fare operaia perché aveva studiato, ed entrò precaria in fabbrica, come veniva ricordato, perché il precariato esisteva, poi arrivò la stabilità, e poi arrivò il sindacato, e poi arrivò il riconoscersi come classe e lottare per la sua condizione. In quella lotta c'era un tema semplice, non erano i grandi pensieri, i grandi pensieri erano quelli che animavano gli anni, ma qui sono le condizioni concrete delle persone. Nelle condizioni concrete delle persone era che in quella fabbrica, per andare in banca, dovevi prendere la paletta, e se le palette erano finite dovevi aspettare. Guardate che ci sono dei parallelismi con cui abbiamo una condizione odierna in alcuni luoghi di lavoro. Ricordiamo quando nel 2008 ad Essenunga una lavoratrice che aveva una patologia ai reni dovette urinare nella seggiola della cassa perché non le fu concesso di andare in banca, la violenza psicologica
fenomeno della precarietà crea una dipendenza nel rapporto tra la tua condizione e quella del mantenimento di quel posto di lavoro e tra una condizione complicata. E allora che cosa c'era? C'era la possibilità e un'ottica dove la socialdemocrazia era un punto di riferimento, c'era un ideale, un valore di dire ci uniamo, lottiamo insieme. E lo sciopero delle parete che fece Maria sta in quella concezione lì, nel tenere insieme un grande ideale ma di metterlo in pratica nella piccola risposta quotidiana che potevi dare nella fabbrica e nella società. La battaglia dei nidi, che anche qui a Cornea e in Via Romagna si è fatta, l'idea che però non diceva solamente non voglio fare come dire il tutto un altro bacio di discendere dicendo che oggi non ci sono più valori, non c'è più la possibilità di lottare, poi ci arriverò, non voglio essere disfattista, ma non è l'idea odierna del baby parking, è l'idea che partiva, la battaglia dei nidi partiva dall'idea del diritto del bambino, per cui per questo credo che c'è la necessità di riscoprire quelli che sono quei valori, quelle idee che permettono di parlare di un'idea progressista e che permettono anche di far sì che le tue battaglie diano una risposta a quei problemi, ma le diano una chiave che dia risposte collettive, non al tuo problema singolo. E questo è un tema perché fa la differenza tra il sindacato confederale italiano e altri sindacati che ci sono nel resto del mondo. E allora cosa vediamo? Vediamo che da lì, da quegli anni, da quelle lotte in fabbrica, dall'autunno caldo, si alza lo scontro sociale. E mentre si alza lo scontro sociale, noi vediamo che iniziano anche dinamiche strane, la dico così, nel nostro paese. Inizia la strategia della tensione, che poi durò fino agli anni '80, quella strage del 2 agosto a Bologna, ci fu Piazza Fontana nel 69, l'autunno caldo fu un periodo nel quale c'erano gli scioperi, le agitazioni, nel quale si doveva chiudere il contratto dei metalmeccanici, nel 1970 si arrivò allo statuto dei lavoratori, per il quale ci fu lì un atto di mediazione, perché anche quello statuto, nella formula originaria, comunque non prevedeva la tutela per i lavoratori fino a 15 dipendenti rispetto al licenziamento ingiustificato. Per cui anche lì quello statuto che compie il prossimo anno 50 anni fu un punto di arrivo di quella che è stata una grande battaglia per portare la democrazia in fabbrica, perché lì si sono portate le agibilità sindacali, lì potevi parlare con le persone, lì potevi costituire la tua forza e fare le battaglie successive. Nel frattempo però il mondo cambiava, per cui nel 73 arriva la crisi petrolifera e succede qualcosa che, come raccontava bene Luciano Gallino, si invertono i rapporti di forza e comincia un'inversione, per cui un'altra parte del mondo incomincia ad avere coscienza di sé. Gli operai avevano coscienza di sé nella lotta di classe, un'altra parte del mondo, quella che Gallino chiamerà la classe dominante, incomincia ad avere coscienza di sé e incomincia a lottare per sé e incomincia a pensare che non ha più intenzione di cedere una parte di quelle che sono quote di privilegio. E allora incominciano le lotte, incominciano il conflitto sociale forte. Nel 77 vediamo anche la cacciata di lama dall'università, nell'80 la sconfitta della Fiat con la marcia di 40.000, incomincia a cambiare anche i presupposti culturali, incomincia a passare un'idea diversa da quella del collettivismo di cui abbiamo trattato. Nell'84 le divisioni sindacali, il patto di San Valentino e poi il PC che perde il referendum, fino ad arrivare nel 92 alla cancellazione della scala mobile. Perché ricordo questi fatti? Perché è importante ricordare che l'affermarsi del neoliberismo, di cui sappiamo l'origine anche culturali, politiche, di Thatcher e di Reagan, e la fine parallela della guerra fredda, con la caduta del muro di Berlino, hanno creato delle conseguenze concrete. E in queste conseguenze concrete veniva richiamato nell'apertura dei lavori di ieri del Novecento Fest, intanto uno, che il capitalismo diventa l'unico modello di riferimento economico, due, che non è più necessaria una politica di equilibrio con la classe operaia. E questo è l'altro tema. E quindi cosa avviene? Avviene un altro passaggio non trascurabile, che è quello che dicevo prima, una rivoluzione culturale, reazionale, ma una rivoluzione culturale. Perché tu quando lasci un voto, perché questa perdita di orizzonti e la perdita di identità della sinistra che ancora non ha risolto, lascia un voto, qualcuno lo riempie. E quindi una logica che dicevo non più collettiva, ma una logica individuale, l'idea e il concetto del self-made man, per cui io
agli altri. Io ce la posso fare, io posso ottenere da soli i risultati. Guardate che questo fa parte della cultura con la quale la mia generazione è cresciuta. Non ho bisogno degli altri, sto da solo. E questa roba qui è quello che pesa anche nelle difficoltà oggi che riusciamo a metterci insieme a fare aggregazione. E allora cosa succede? Si riparte i rapporti di forza tra capitale e lavoro. E dall'altra parte nel nostro paese, in Italia, succede un altro fatto, che è quello di Tangentopoli, che non è un fatto da poco, perché si perde anche la credibilità del sistema di rappresentanza, si scopre come sistema corrotto, non più credibile, non dà quelle risposte, e nel perdere la credibilità della rappresentanza la perde anche nelle istituzioni. E quindi dicevo, in questo contesto poi ci saranno le grandi riforme, il protocollo sulla politica di redditi, ma nel 2003 va avanti, perché anche per ragioni di tempo, ma il percorso è questo, è lineare, il libro bianco di Maroni, la legge 30, e qui io entro nel sindacato e l'ex segretario della Camera dei Lavori di allora mi chiede il malocco della legge 30 da studiare, si studia, e mentre leggevo, me lo ricorderò sempre questo fatto, avevo già intuito nel non avere comunque strumenti, che se quella roba lì veniva applicata, quello che noi stavamo facendo in quei mesi, quello che vedevo che facevano i funzionari sindacali, non riuscivo più a farlo, perché se i lavoratori sono precari, non è che il sindacato sta meglio, il sindacato diventa precario, non riesce ad organizzare quella forza lavoro se non riconosce quella precarietà e decide di organizzarla e di metterci le mani. Si apre quindi una riforma del mercato del lavoro importante, con quella che doveva essere una flessibilità in ingresso, quindi questo mercato del lavoro che veniva in qualche modo considerato particolarmente rigido, e quindi in qualche modo facendo comprendere che questa era un'opportunità per cui ai giovani si dava un'opportunità occupazionale, per cui solamente in questo modo ci sarebbe stata un ricambio generazionale, un'opportunità di lavoro che avrebbe aumentato anche la nostra tassa di occupazione. In realtà abbiamo visto che cosa? Che è aumentata la precarietà, abbiamo visto che nel frattempo si è indebolito anche il processo del lavoro con il mantra di sburocratizziamo e velocizziamo, ma in realtà noi vedevamo sgretolarsi perché faceva attività sindacale in quel periodo, sgretolarsi in opportunità per difendere la persona collettivamente e individualmente. Cade il divieto di intermediazione di manodopera, quello che si diceva prima, gravissimo. Inizia la terzializzazione, iniziano gli appalti, inizia una somministrazione illecita, guardate, non abbiamo ancora risolto, ancora in parte lì con la questione. Si indebolisce le norme anche rispetto al part-time, per cui una flessibilità che viene imposta, guardate, io seguivo il terziario in quel periodo, in tutti i supermercati, in tutte i punti vendita e nei magazzini, alle donne veniva imposta la flessibilità, con una condizione anche che era quella di far intendere che quella era la risposta per il suo problema, quindi vuoi il part time bene, ma mettermi la flessibilità, non la utilizzeremo, poi in realtà invece è stata utilizzata e quindi con orari di lavoro che erano completamente a disposizione dell'impresa e che ancora sono in parte a disposizione dell'impresa. Cambia poi parallelamente il sistema pensionistico e cambia con una rapidità impressionante. E mentre questo succede, si riduce anche il perimetro pubblico di quelli che sono i servizi e le risposte. Si tenta di scardinare il contratto nazionale. Questo, ricordo questi temi per comprendere chi ha fatto in questi anni una militanza attiva nell'organizzazione sindacale, le delegate e i delegati dentro i luoghi di lavoro, i funzionari sindacali, che cosa, che mondo si sono trovati davanti, quale tipo di risposte potevano dare con la terra che frenava. E in quel momento lì arrivi al culmine dove da una parte si scatena il contratto nazionale di lavoro a partire dall'idea di Sergio Marchionne, che io ricordo osannato dalla sinistra, abbiamo avuto una fase in cui il centro-sinistra ha osannato la figura di Sergio Marchionne, che però ha un'idea e dice perché io mi devo rappresentare lì, io esco da quel sistema, faccio il mio contratto nazionale, scatena il sistema della rappresentanza, in quel momento la CGL la si voleva isolare, ma quello che era stato indicato, che è stato detto, ovvero quel sistema lì si scade nel sistema di rappresentanza, non lo fai solo verso l'organizzazione sindacale, ma lo fai verso tutto il sistema. E da lì siamo passati da 320-330 contratti nazionali di lavoro a oltre 900 contratti nazionali di lavoro,
con le tante varie aziende che si possono scegliere nel menu alla carta quello che è il contratto nazionale migliore e chiaramente con lo sfruttamento intensivo dei lavoratori, perché a quel punto scelgo il contratto nazionale di lavoro che mi costa meno. E questo è stato, e arrivo a chiudere, la condizione per la quale abbiamo un welfare sempre più privato, o se va bene privato contrattuale, perché attenzione, qui c'è un tema, dobbiamo fare attenzione a pensare che queste nuove spinte che esistono, che ci sono, che riportano in parte a considerare che la socialdemocrazia non è morta e che un risveglio di una parte non solo della classe operaria, ma di una classe sociale che intende dare le risposte certe, presente, e se nel riequilibrio dei rapporti di forza succede che non diventa il servizio pubblico la risposta, ma la risposta diventa, la dico proprio come la penso, ti do il contentino col welfare contrattuale che è nuovamente divisivo e che nuovamente definisce che c'è qualcuno che ha dei diritti e sono i lavoratori più tutelati e più stabili, qualcuno che non li ha, e qui anche il sindacato si deve interrogare per una risposta diversa. E allora insomma ci troviamo con un paese per più dove il 10% delle famiglie detiene il 50% della ricchezza totale, un paese profondamente ingiusto, un paese nel quale ci sono 5 milioni di poveri. Guardate, sono anche i dati di questi giorni, dati Eurostat che ci dicono che l'Italia condivide con la Grecia il terzo posto in Europa di lavoratori poveri, che non c'è solo il tema del reddito di cittadinanza che dice, e lo dice anche in parte giustamente, ragioniamo di quello che è la condizione di povertà e lì ci mettiamo una risposta, ma c'è il tema del lavoro determinato dalle condizioni che Luisa Betti ha studiato, che ha ricordato, le condizioni di precarietà che sono irrisolte e che determinano il lavoro povero negli appalti, non è solo le tipologie contrattuali precarie, non stiamo parlando solamente di questo, ma parliamo del lavoro povero, part-time volontario, gli appalti, lo sfruttamento nell'agricoltura e nel caporalato, lo sfruttamento del turismo nelle nostre coste, quella condizione lì è parte di quel lavoro povero, di quel sistema del diritto del lavoro che ha franato in questi anni e piano piano, riforma dopo riforma, è stato cancellato, fino all'approvazione del Job Act, che è stata un'incontinuità completa di quello che era stato il lavoro iniziato nel 2003 con la legge Prese. Insomma, questo è un po' il tema che volevo porre, ma io chiudo sul che fare con le politiche, anche perché penso che il lavoro sia tracciato e basta solo raccoglierlo. Non è vero che non c'è un pensiero, quindi che cosa ho detto all'inizio? Ho detto che cosa ha guidato la possibilità di arrivare ai 30 anni gloriosi? Un pensiero. E non è vero che oggi non c'è più quel pensiero, perché se io penso che ci sono grandi studiosi, economisti, sociologi, politologi, storici che hanno elaborato un'opportunità di riprendere quella condizione, penso a Thomas Piketty sul tema delle disuguaglianze, a Stiglitz, a Davison e Gallino, all'avvocato rispetto al tema dello Stato e del lavoro pubblico, ma anche a Laura Pennacchia, anche qui il lavoro di cittadinanza, penso che noi dovremmo riprendere quei concetti, farli riconoscere come un pensiero che può riconoscersi dentro una socialdemocrazia matura, nuova, più moderna, che tiene insieme anche uno stato ecologista, perché i ragazzi di Fridays for Future dimostrano che c'è ancora la volontà e l'opportunità di scendere in piazza e fare la differenza anche sui temi sociali che riguardano le condizioni generali in cui viviamo. E allora la dico così, proprio a titolo, fatto per il lavoro, ripartiamo da lì. Un lavoro pubblico, di qualità, e qui ci vuole però la politica che risponda, non è il sindacato che fa queste cose. Due, una riforma delle pensioni, la riforma delle pensioni che guardi non solo chi deve andarci adesso, ma i giovani che con quello che abbiamo oggi andranno in pensione col 50% di quello che hanno guadagnato in tutta la vita lavorativa, considerando che nella vita lavorativa hanno i periodi di precarietà e di lavoro discontinuo, che non li verranno riconosciuti. Una riforma fiscale che sia equa e giusta, cosa che oggi ancora non è. E che cosa? Due cose sul lavoro, una legge sulla rappresentanza, perché ora diciamo che le imprese devono applicare i contratti nazionali di lavoro firmati da sindacati che sono maggiormente rappresentativi, non solo i sindacati ma anche i datori di lavoro maggiormente rappresentativi, perché anche lì abbiamo un problema, oppure non ce la possiamo fare, sono ad anni contrattuale continua e i lavoratori continuano a stare in una condizione di sfruttamento. E poi, l'ultima, la questione
della proposta di legge popolare che abbiamo incardinato, che è ferma lì e che sono, e che anche permettetelo, nei 14 mesi di governo, nei quali a quel punto si pensava che, visto che due forze in qualche modo populiste, se così si volevano intendere, parlavano di valorizzare le leggi popolari, quella proposta non è stata considerata da nessuno, già c'è lì, abbiamo raccolto 1 milione di firme, è la Carta di diritto universale del lavoro, che parte da un concetto, tra l'altro Luisa lo riprende nel suo lavoro, parte da un concetto, con questo chiudo, che la tutela del lavoratore è indipendente da quella che è la sua condizione, che quella persona sia un lavoratore a tempo determinato, indeterminato, autonomo, che abbia un contratto di somministrazione, quella persona ha il diritto di avere una maternità, ha il diritto di avere una malattia, ha il diritto di avere una pensione, ha il diritto di avere risposte sociali e sul lavoro e diritti esattamente uguali a quelli degli altri. Allora noi secondo me dobbiamo ripartire da qui. Grazie a Maria, grazie a Luisa per gli interventi. Io introdurrei, se siete d'accordo, due riflessioni su cui vi chiedo un vostro spunto. Parto da qui. Io nella mia attività sindacale, tra le altre, seguo per la prima a livello regionale, a livello di interno, che segue i lavoratori sindacali tipici e quindi quotidianamente seguiamo tante vicende di questo tipo. Non da ultimo mi sono trovato nella trattativa con Amazon e tante altre realtà multinazionali con le quali la precarietà di fare i conti. Ecco perché io vi chiedo una riflessione su quanto, che a mio avviso la precarietà oggi la dobbiamo anche discutere a livello europeo, perché ci sono dimensioni che di fatto strutturano la precarietà come una parte non marginale, ma totale parte del loro core business, e sono dimensioni che sono più internazionali. E se su questo livello difficilmente riusciamo a intervenire, chiaramente quello da bloccare abbiamo ancora più complessità. L'altra parte, e qui mi unisco a quello che diceva Maria, ringrazio Luisa per il lavoro fatto, perché sicuramente non è un lavoro semplice, perché anche fare una ricerca nel mondo del precariato è complesso, è sicuramente uno strumento utile per tutti noi, avere un quadro. Lei è partita dal dopoguerra, mi pare che ha capito, pensavo a un riferimento che faceva Maria sul tema del salario giusto, e mi viene in mente nei diritti di Giorgio Mazzini il concetto di giusta retribuzione e di mitosa retribuzione. Era un concetto ben radicato nella cultura del nostro paese già da tanto tempo, ed è un tema che non è affatto nuovo, è un principio con il quale ciclicamente dobbiamo sempre fare i conti. L'altro aspetto su cui mi chiedo una riflessione è la condizione di genere all'interno di questo scenario di precariato in prospettiva, perché penso sia un aspetto da tenere in considerazione, cioè che cosa questo precariato oggi così diffuso produce, incide, e secondo voi inciderà le dinamiche di genere. Intanto io ringrazio sia Maria che Michele per queste suggestioni che mi sono state date, che cercherò di riprendere a breve. Sull'ultima battuta mi fa piacere ricordare un aspetto che ho rinvenuto e che ho scritto in questo libro, che è una delle prime proposte di legge che ho fatto nel dopoguerra, e si intitola Fissazione di un minimo garantito di salario per tutti i lavoratori, del 1954, che portava la firma di Teresa Noce e Giuseppe Vittorio, e l'obiettivo era che la retribuzione fosse commisurata non solo alla qualità e quantità del lavoro svolto, ma anche sufficiente ad assicurare a loro e alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa, evidentemente la Carta Costituzionale. E questo si richiamava poi anche a un altro principio, che era quello dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che oggi, quest'anno, compie 100 anni. Credo sia utile richiamarlo in questo contesto, perché il concetto di lavoro dignitoso, che è uno dei capisaldi della politica e dell'azione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro negli ultimi decenni, è un concetto che credo guida ancora oggi, associato al concetto di dignità.
dignità di chi lavora, che è un concetto che noi ritroviamo in tutta la discussione che io ho analizzato fino ad oggi nelle parole dei precari e delle precarie con cui ho avuto occasione di dialogare, cioè il concetto che ci deve essere dignità nel lavoro che si svolge, nelle condizioni di lavoro a cui si è sottoposti. La questione della dimensione europea internazionale, Luciano Gallino, che più volte è stato richiamato e al quale io sono molto affezionata, perché ha condizionato in modo significativo la mia ricerca e i miei studi, fino appunto da quando ero studentessa, ha coniato ormai circa 15 anni fa un concetto che vi ripropongo, che è quello di globalizzazione della precarietà. Perché la precarietà non è un fenomeno nazionale, non è un fenomeno locale, è un fenomeno globale. E credo che vada richiamato che questa idea della globalizzazione della precarietà, intesa come, diciamo così, l'estensione di forme di lavoro precario a livello globale, è un concetto che è sicuramente applicabile nella fase post-89. È un concetto che non riguarda esclusivamente la fase post-89, ma che per le ragioni di Maria Giorgini, e credo anche altri in queste giornate richiamano, cioè la questione appunto del bene e meno di una divisione bipolare che, come dire, non era su una divisione chiaramente di carattere comunità, ma anche divisioni del mondo e che sostanzialmente portava comunque a alternative al sistema capitalista e questo non è banale in questo processo di globalizzazione della precarietà, perché il ruolo delle multinazionali oggi, il ruolo diciamo, delle catene globali di produzioni di merci ma anche di servizi nel condizionare le condizioni di lavoro tanto in paesi come l'Italia del nord del mondo, tanto in paesi del sud del mondo è fondamentale e spesso l'equiparazione appunto noi la vediamo in modo molto stringente, cioè, gli studiosi che si occupano nello specifico di questi temi hanno una serie di dati a disposizione che vedono anche proprio tutta le condizioni di lavoro, il peggioramento delle condizioni di lavoro sulla filiera produttiva globale fino ad arrivare a paesi come il Bangladesh o altri. E questo secondo me è un aspetto fondamentale e oggi gli studi, non tanto storici quanto delle scienze sociali, ci riportano al fatto che la precarietà è diffusa per come la intendiamo, diciamo, come la stiamo intendendo in tutti i paesi del globo. Chiaro è che è diversa e qui viene la concettualizzazione. Se noi andiamo a prendere i paesi dove quello che noi abbiamo conosciuto le precarie tecnologiche non è mai esistito, quindi una standardizzazione di condizioni di lavoro associate a un miglioramento dei diritti nel lavoro e a anche un sistema di welfare, se noi andiamo a prendere i paesi del sud del mondo questo non è mai esistito, non si è mai affermato nella forma in cui noi l'abbiamo conosciuto nei paesi europei, nei paesi occidentali. E quindi la precarietà non è quello che diciamo, noi in qualche modo intendiamo nei paesi occidentali, ma è spesso collegata a il lavoro informale. E quindi qui un'altra complessità dell'analisi di questo fenomeno, la relazione tra informalizzazione e precarizzazione delle condizioni di lavoro. E un altro aspetto che non abbiamo richiamato, ma penso sia importante, soprattutto se si ragiona sul caporalato, è la relazione tra precarietà e quelle che vengono definite nuove schiavitù. E come la società contemporanea degli anni 2010, le forme di lavoro non libero, variamente definite, schiavili, servili, sono non solo non presenti, ma addirittura per certi versi in crescita. Allora qui c'è un'altra grande questione che dobbiamo affrontare, che riguarda il nostro paese, dove, come dire, le persone che vengono definite in forme di schiavitù sono una quantità enorme, secondo le stime presenti, sia in più in generale nello scenario globale, perché questo discorso del lavoro libero o non libero, guardate bene, nel trentennio glorioso si riteneva che ormai le forme di lavoro libero fossero in qualche modo un retaggio del passato, ma il percorso storico ci mostra che questo non è mai accaduto in realtà e le convenzioni internazionali, in particolare del MIL, ci testimoniano che le forme di lavoro portato sono proseguite e banalmente ce lo dice la cronologia della legislazione e delle convenzioni. Io credo che questo sia un grande tema, quando oggi il lavoro non sia solo privo di diritti, sia precario, ma anche spesso appunto sia coatto, e dove le condizioni di lavoro non solo sono povere e
risultate sono addirittura forme di coercizione fisica e non solo fisica come, come sappiamo. E chiudo sul genere. Il discorso che cercavo di fare sulle conseguenze diciamo, della precarietà relativamente alla condizione femminile, credo che il punto che dovrebbe essere preso in considerazione è questo. Nel momento in cui si mantengono le nuove generazioni, che ormai più nuove non sono di donne in particolare, ma condizioni di precarietà fino a 40 anni, perché questo è uno dei punti, scusatemi, andando molto alla concretezza della situazione, ma come possiamo pensare che queste generazioni, soprattutto se sono altamente scolarizzate, abbiano le condizioni materiali per crearsi una famiglia? E badate, questo è un interrogativo, perché noi sappiamo che l'Italia è andata in una situazione di denatalità e questo non casualmente succede negli anni della crisi economica globale, quando anche la popolazione diciamo più fertile, quella di origine non italiana, riduce i tassi di natalità. E questo io credo sia un grande interrogativo. Noi siamo in una società dove i compiti di cura sono ancora largamente scaricati sulle donne, questo lo dico io, ma ce lo dicono le statistiche, non solo nella società italiana, ma anche qui la proiezione può essere sicuramente su base europea e ovviamente su base globale. E dove tuttavia nel nostro paese, quello che chiamavamo Maria Giosì, Forlì è una città, come dire, fortunata da questo punto di vista. Il 9 novembre, per chi vorrà, verrà inaugurata proprio una mostra sugli asili, e vedrete come questa città ha saputo creare anche delle condizioni in realtà positive da questo punto di vista per la conciliazione non delle donne, delle famiglie. Io credo che questo sia un altro tema fondamentale. Noi non possiamo continuare a pensare che il problema della conciliazione sia relativo al lavoro femminile. Ormai i compiti di cura sono condivisi dalle nuove generazioni, quindi il problema di non avere abbastanza servizi sociali non è appunto solo delle donne, ma sono le donne che pagano più le spese appunto di questi problemi, perché la precarietà è maggiormente femminile, perché le donne hanno minore possibilità di essere stabilizzate, sono quelle più discriminate e assunte ancora con forme contrattuali, diciamo così, atipiche. Quindi questi sono dati che vanno richiamati. Chiudo semplicemente dicendo che io ho chiuso il lavoro che ho svolto con una così riflessione su quello che secondo me è il ruolo di questo documento che è stato presentato, la Carta dei diritti universali del lavoro, perché appunto credo sia proprio da quello che Maria Giorgi diceva all'inizio. Finché noi continuiamo a pensare che la precarietà sia, come dire, qualcosa di temporaneo, che verrà riassorbito, non cogliamo in realtà in profondità quelle che sono state le trasformazioni del mercato del lavoro dell'ultimo trentennio. Oggi la precarietà non è una forma eccezionale che verrà riassorbita, è la normalità diciamo, con cui non solo si entra, si permane nel mercato del lavoro, per un tempo che non è definito, non si sa quando si uscirà dalla condizione di precarietà. E allora bisogna ripartire da questo, secondo me, anche per formulare delle prospettive per il futuro, anche legislative. E questo, secondo me, è uno degli spunti che io ho colto in questo documento. E credo che la riflessione di Maria Giorgini su quello che può essere il ruolo del sindacato confederale in relazione alle forme di auto-organizzazione sia molto importante. Perché quello che mi è capitato di dire in altre situazioni dove mi sono trovata di andare direttamente in due case con le precarie, che si auto-organizzano, è un dato che ovviamente non hanno la capacità organizzativa, non hanno la capacità contrattuale e quindi, come dire, l'auto-organizzazione di quanto tale rimane evidentemente debole. E sicuramente bisogna creare delle sinergie partendo da un conoscimento reciproco, credo che sia uno dei nodi su cui forse poter riflettere anche per, come dire, ridare un senso a chi è in questa condizione di vicinanza. Perché uno dei grandi problemi che io ho ritrovato nello studio del lavorante di origine degli anni 50, ma anche di molti precari della Tribe Economy oggi, è la solitudine, è la difficoltà di aggregazione, di creare delle forme collettive, delle forme di discussione collettiva che portano poi anche all'esplicitazione di bisogni e anche di aspettative e a rivendicazioni. Quindi sicuramente, come dire, questo credo che sia un'occasione
da cogliere, e anche c'è un tema generazionale che il sindacato, secondo me, può e deve porsi in relazione alla precarietà, perché le nuove generazioni non hanno conosciuto il trattamento glorioso né i valori del trattamento glorioso, e secondo me siamo in una fase di ritorno della collettività, in realtà, se ci guardiamo intorno, da parte delle nuove generazioni, bisogno di collettività, ma questo va intercettato, perché quando noi in università, banalmente, parliamo agli studenti delle organizzazioni sindacali, cogliamo il fatto che c'è una profonda difficoltà a capire qual è il ruolo di queste organizzazioni, ma anche un interesse spesso a saperne di più. Ecco, questo io credo che la sfida della formazione dell'incontro possa essere, insomma, in qualche misura colta per affrontare il problema della precarietà. Devo dire, non è per piangeria, che ascoltare Luisa per me è sempre un piacere, e soprattutto devo dire che c'è una sintonia di pensiero anche rispetto a quest'ultimo passaggio, su questa voglia di collettivo che in qualche modo anch'io sento, molto difficile da intercettare, ma c'è, sul quale davvero ci dobbiamo interrogare. Sulla domanda di Michele, la dico così, un po' tra ridere e serio. Beh, diciamola così, lavoratori di tutto il mondo, unitevi, forse è il momento buono. La dico così nel senso che è possibile, a mio avviso, in un'epoca globalizzata, provare a fare e costruire una rete. Perché è possibile? È possibile perché oggi tu hai davvero imprese globalizzate, e in queste imprese globalizzate, soprattutto in quelle nelle quali c'è stata ed è presente nei paesi occidentalizzati una rappresentanza sindacale, anche degli organismi internazionali, e il diritto dell'Unione Europea nella previsione dei CAE e della possibilità di fare negoziazione in ambito aziendale a livello europeo permette la possibilità di esercitarsi rispetto a quello che è un confronto che va oltre quella che è la tua parte, che è oltre i tuoi confini nazionali, il tuo luogo di lavoro, perché non è solo l'industria che è stata una delle prime ad organizzarsi, ma il commercio su questo si sta organizzando. Parlavamo prima di alcuni marchi internazionali, penso a una discussione che si è aperta fortissima rispetto alla natura, che riguarda non solo il nostro paese, ma riguarda anche la condizione con cui si lavora all'estero in quel marchio. Per cui, ecco, su questo noi abbiamo la possibilità, a mio avviso, di pensare che quella rete sulla quale guardate ci sono immense risorse che vengono spese, questo è un investimento che le organizzazioni sindacali più federali, più strutturali possono pensare di fare in un'ottica di solidarietà, ma ci sono risorse essenziali che però possono, in un ambito dove la possibilità di incontrarsi dei lavoratori non è solo fisica, ma oggi si può incontrare anche tramite le call, la rete, le video riunioni, per capirci, in modo tale da poter effettivamente recuperare degli spazi e sentirsi, perché ci sono altri paesi nei quali il sindacato è organizzato, e in questo io penso che anche CGL e CGL Guido, cioè sul lavoro che si sta facendo su alcuni settori, vada portata avanti. Poi è durissima e difficile perché c'è un mondo occidentalizzato che ha una condizione che oggi forse potrebbe non dappertutto, ma provare a muoversi in un certo senso, ma c'è un resto del mondo molto più complesso. Quando ho partecipato al congresso mondiale dei giovani a Kuala Lumpur qualche anno fa, dove arrivavano ragazzi del sindacato di tutto il mondo, è evidente che c'è una condizione complicata da un'altra parte del mondo, dove fare sindacato è molto più complesso di quello che ci stiamo dicendo qui, con tutte le difficoltà che ci sono. Ed è evidente che anche le risorse per creare le condizioni per cui il tema della deurbanizzazione, che per esempio è un tema che non interessa, ovvero che le nostre produzioni non vadano all'estero, lasciando la disoccupazione e sfruttando il lavoratore da un'altra parte, è un tema non semplice da trattare, però dobbiamo provarci, e forse in un mondo globalizzato, se non vogliamo anche noi un po' globalizzarci, forse non ce la possiamo proprio fare, è appunto così. Rispetto invece alle condizioni di genere, anche qui voglio dare un ambito di speranza, che è quello però che deve partire da un'idea dove negli ultimi 70 anni abbiamo fatto un processo di acquisizione di diritti di cittadinanza come
incontro, parlo in questo caso delle donne, il diritto al lavoro, la tutela sul lavoro, il diritto alla salute, però abbiamo bisogno di fare qualcosa in più. Questo però non è stato solo il risultato di una concessione politica, ma è stato un percorso che è visto e che è partito dalla soggettività delle donne. L'altro percorso che dovremmo tornare lì, a fare in modo che la soggettività politica delle donne non sia più solo un'espressione vitale, perché è un po' la sensazione che quando ci troviamo tra di noi, io cerco di muovermi molto sui temi della parità di genere anche nel nostro territorio, cercando di riscontrare tutte quelle associazioni, individualità che hanno voglia di confrontarsi, di pensare, di mettere insieme le teste, ma penso e a volte ho l'impressione che rischiamo di essere davvero un'espressione vitale di gruppi di donne, non ci sentiamo così, ma rischiamo di essere percepite così dal resto del mondo. Allora noi dobbiamo capire quali sono i temi che riguardano oggi le generazioni delle giovani donne e delle donne che oggi stanno combattendo anche con le forme di precarietà nel mondo del lavoro, partire da questo dialogo e avere l'idea di un nuovo protagonismo politico, dicevo, non più solo nell'idea di una stretta militanza partitica, ma proprio come una partecipazione alla vita politica del paese. Se non lo fanno le donne, chi lo fa? Noi abbiamo il coraggio di metterci in gioco, noi abbiamo l'opportunità di dire che vogliamo una vera parità, noi abbiamo anche l'astuzia di dire organizziamoci, allora facciamolo, perché credo che se non lo facciamo oggi, quella retorica fascista che voleva la donna dedita al lavoro domestico, alla riproduzione e all'amministrazione della casa come imposizione, non come scelta, è un ruolo di moglie e di madre subordinata all'uomo torni. Abbiamo rischiato il decreto Pillon qui in Parlamento, sappiamo che le maggioranze sono cambiate, ma quella cultura non è cambiata ed è quella su cui noi dobbiamo cercare di controbattere, ma facendo altrettanta cultura, controbattere quel popolo della famiglia per il quale di tante ci siamo ritrovate il 30 marzo di quest'anno a Verona e far sì insomma che non vedano non solo nella difesa dei diritti che avevamo, ma anche in un'idea di riproporre quei diritti in un'altra formula, perché forse anche quelli non sono più attuali, non sono più sufficienti. Quando parliamo di diritto alla salute bisogna parlare anche di una medicina di genere, quando parliamo di diritto al lavoro dobbiamo parlare di conciliazione dei tempi di vita di lavoro come dice Lorisa per le donne, per cui il part-time viene dato alle donne e diventa un part-time volontario, ma parliamo di una conciliazione paritetica, insomma sono tanti temi sui quali c'è veramente molto da fare e anche qui chiudo dicendo che forse dovremmo pensare a quella onorevole Angelina, Anna Magnani, quando nel 47 ebbe la forza di diventare paladina della povera gente, in una borgata romana alla fine della seconda guerra mondiale, non andò bene, lì l'abbandonarono, allora invece noi dobbiamo fare una cosa diversa, dobbiamo essere unite, dobbiamo stare vicino a quelle giovani donne e quei giovani uomini, perché dobbiamo fare una battaglia anche assieme a loro per dire che le condizioni devono effettivamente diventare paritarie perché ancora non lo sono. Bene, io ringrazio Maria e Luisa, ringrazio tutti voi per aver partecipato e direi che prendiamo un quarto d'ora di pausa e poi partiamo con i prossimi punti. Grazie a tutti.